Via, parti fra, parti. No, 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 no. Zanna, Dio boy. Sai qual è la cosa? Che una volta un dialogo del genere l'ho visto tra due uomini e un cane a Pisa. Buonasera amici e benvenuti. Sì, il cane era di qualcuno? Il cane era di uno dei due, sì. Ok. Magari erano due uomini da soli contro il cane. C'era uno che gli metteva il braccio davanti a questo cane che gli arrivava la vita e faceva zanna qua, a zanna qua. Il cane era molto confuso, tutto questo. No, non c'è la prolunga. Pazzi. Quindi siamo in live? Sì. No, stasera il boss è andato a alzarsi adesso perché giustamente le cose le fa per tempo. Vabbè, l'hanno chiamato. Un uomo previdente. Ero seduta io là dietro, ci sono le borse. Vado. Invitami tu. Intratteniamo intanto. Non puoi. Non sono da nessuna parte. Ma non puoi, la partita è la sua. Quindi. Ti invito io. Non invitarmi. No, non ti invito. Oggi ho finito la campagna di Space Marine. L'hai finita? Sì. Madonna, quanto ci hai messo? 8 ore più o meno. Ok. E il combattimento finale è qualcosa di... Praticamente tu stai in mezzo all'arena e spari. Questo è il combattimento finale. Ora sì. Vabbè. Ora c'è luce. Che c'ha? Buonasera a tutti quanti e benvenuti alla live delle 21:30 qui sul canale di Sanana. Di cosa parliamo stasera? Fra, introduci l'argomento. Intanto c'è da dire che Remnant ha ripreso a funzionare, non sì, si sa perché. A proposito, partilo. E niente, poi è uscito, mi dicono dalla regia che si è uscito da qualche parte Cyberpunk. Beh, è uscito. 1347. 1347. Cyberpunk. Cyberplug 1347. 1492. Sì. Scoperta dell'America. Sì. Scritto tutto attaccato però dell'America. E niente, i miei due colleghi mi stavano dando delle informazioni molto interessanti e un pochino cringe riguardo a certi eventi avvenuti durante lo sviluppo. E niente, stasera si parla di quello. Di come per quelli che hanno una PS4 liscia, ma anche una PS4 Pro, è inutile che compriate il gioco. Ma di questo lo diciamo dopo. Okay. Facciamo un recap di quello che ci siamo detti. Per ora, vedi aggiorno. Invitaci, maledetto. Invitato. The Rock. Pa 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 pa. E niente, io gli stavo comunque, dicendo. Ragazzi, no. Niente. Niente, ma perché io parlo? Cosa? Niente, la ce la fa. Vai. Cos'è successo? Lavinia, non è, sono io. Prego, stava dicendo. No, dicevo, io nonostante sia un grande amante dei giochi usciti male, come dei film usciti male, CD Projekt mi stanno simpatici, quindi spero che abbiano fatto un bel gioco. Per la prima, tu forse, volta nella mia vita. Mannaggia a te. Si vedrà. Poi era lui che diceva la fregola, Io, scusa, ma avete assegnato i vostri punti abilità? Ma chi se ne frega di assegnare i punti abilità? Lo possiamo fare anche in battaglia. Ma quello lo facciamo quando vogliamo. Beh, quando ne abbiamo veramente bisogno. Per adesso, boss, tu devi capire che io sono in ansia. Devo vedere se funziona o no. Ma funziona, sì. Dice lui che quando gli ho detto il titolo da mettere mi dice ora non funziona più, mi mette l'ansia. Vabbè, e poi nasconde la mano, vedi? No, ma io cerco di non trasmettere ansia ai nostri amici da casa che giustamente vogliono godersi Remnant. Fremevano! Amici da casa, sì! Tutti interessatissimi a Remnant. Sì, Billy da casa. Magari avessi una casa. Le tue. Ale, instant! Ok, siamo arrivati a quella sbagliata, ma facciamo veloce. E non mi ricordavo qual era quella dopo, ma sappiamo dove andare. L'arma sbagliata. Ok. Ma perché va così?
4 il volume di gioco, aiuto. A me molto spesso non va. Il volume di gioco funziona una merda. Audio, abbassiamo tutto. Ok. Frate, ecco come ti girava Remnant. A me non gira, ma... A me non gira, ma... Hai visto? Ma piantasse di laggare tutto come la merda. Lagga? Mi lagga l'audio. Va a salti, si interrompe. Oddio, è quello che succede a me su Warhammer. Terry non lo sai, ma a me su Warhammer Space Marine... Ti fa così tutto il tempo? Mi lagga, cioè c'è un ritardo tra la voce, il labiale, le scene, pauroso. Ah vabbè, io questo non, se ci fosse non l'avrei neanche notato perché le schippo. Ah, ma la storia è talmente profonda, come fai a skipparla? Profonda quanto una pozzanghera in ma aria. Cosa? Sono a terra, amici. E si stupisce. Cosa che si stupisce? Vieni che ti tiriamo su. Magari avessi le tue palle. Ho sbagliato. Era collegato al discorso di prima. Se lo leggi adesso non c'ha senso. Okay. Vedi se lo streamer farlocco. Anche te. Farlocco. Farlocchio. Farlocchio. Fallocchio. Com'è che non ho più vita? Vedi. Hai subito dei danni invisibili. Che state camminando è merda. Ma oltre a essere merda è velenosa. Secondo me quello che... Secondo me mi hai sparato Turi. No, io sono a lottare dentro le case. Questo non impedisce di... Sono io, boss. Sono io. Vedi? Allora, stavamo dicendo Cyberpunk. Sì. Le attuali notizie dicono che gira una merda. Cioè, proprio gira... È ingirabile su... Ingirabile. È ingiocabile su PS4 di Shenmue, la Pro. La Pro un pochino meglio. Però comunque attualmente su console sta facendo schifo quel gioco. E io ricordavo che c'era già stato un altro gioco cross-gen nel passaggio dal due generazioni fa alla generazione che sta per andarsene a fare in culo adesso, mortacci sua, che era Dragon Age Inquisition. Io è ho vero. Detto ai miei due compari di fare il test su PS3 di Dragon Age Inquisition, perché io l'ho fatto ed è stata un'esperienza da non ripetere. Quindi io, diciamo, mi trovo un po' contro ai giochi cross-gen... sviluppati contemporaneamente per due generazioni, nel senso, vuoi fare un gioco per PS4, fai un gioco per PS4, vuoi fare un gioco per PS5, no? Sì, ma The Last of Us però, sulla 3 girava bene, però quello era fatto bene perché quello era sviluppato su PS3 e poi upgradato su PS4 per funzionare meglio. Okay, non sapevo. Quello l'hanno pensato anche per PS3, no, solo per PS4, e infatti su PS3 funzionava perché io ci ho giocato tutto su PS3. Fatto danno alla caduta, porca troia. Bravo. Sì, ma secondo me l'hanno fatto uscire troppo presto. Dice. Penso che... No. Più che altro problemi di ottimizzazione, mi sembra di vedere. Sì. Ma anche tanto... perché mi dici, Edo, che da PC il tuo computer, che è una bestia di Dio, lo fa andare a 55-60 al massimo con le cose a medio. No, aspetta, il benchmark era sulla, sulla 2060. Lui c'ha 3080. No, io ho 2080. Ah, ok, vabbè. La 2080 okay. Ti hai. Dobbiamo capire. Però comunque... Okay, tanto allora, abbiamo visto che... Decisamente, ma... Ma bisogna vedere l'ottimizzazione. Tanto puoi averci anche il computer di Dio, ma se il gioco è ottimizzato col culo... Infatti non funziona. Poi... Però... Domani si streama... Cioè, sabato si streama anche, quindi ho... ulteriore carico del PC, bisogna vedere tutto. Ah, è vero, è vero. Quello effettivamente ti conviene streamarlo magari con un altro computer. C'è abbastanza spazio. Ma guarda, io sono più che altro sono curioso di testare questa cosa, di capire fin dove posso spingerlo. Perché se PC è veramente ottimizzato bene come dicono, può essere un ottimo è un po' come Crysis, no? Ci gira Crysis? Ci gira Cyberpunk? Beh, no. Io parlavo dello streaming. Usare un altro computer nel senso di usare un altro computer per catturare la schermata. Non so, non ho idea di come si faccia. Vatti a vedere su internet i tutorial sicuramente. Cioè io non lo so nemmeno io, però farei così. Ma che non ho un altro computer con cui farlo. Ah, giusto. Non c'è un portatilino del cazzo anche?
C'ho quello mio del lavoro, però è quello appunto è del lavoro. Eviterei di sfruttarlo. Sì, infatti. Fate come vuoi. No, no, è il tuo la scelta, amico. Non frega niente. Non si passava da qui. Non si apre questo. Ah, quindi vabbè, dobbiamo fare qualcosa? C'è la mappa. Ah, è tutta nera la mappa a ovest. Ah, andiamo, andiamo. Guida tu. Seguitemi. No, di qua. Ecco. Di qua, di qua. Già stavamo a sbagliare strada. No, stavo tornando dalla signorina, ma è di qua. Ma io mi ricordo che l'ultima volta che siamo riusciti a giocare, quindi qualche anno fa, stavamo per entrare in una nuova zona, che era qui delle paludi, sì, alla fine e delle abbiamo paludi. Detto, vabbè, sì, era la prossima. Volta. Ma era sì. Questa. Era questa. Sì, e da lì poi non siamo più riusciti a farlo partire. Aia! C'erano le granate a un certo punto in nostra vita. No, penso che abbiamo delle... Porca puttana, quanto lagga! No, quando lanciano sti cosi, che palle. Ma qui di mazza, non ho capito i pattern di quegli affari lì. Aia. E maffa. Vieni qua che ti curi. Dietro lì, dietro, dietro. Aia, aia, che cazzo? No, penso fossi tu. No, merda. non sono io. Io sono morto. Ma voi siete per terra tutti e due. Sì, sono quelli quelli che lanciano le spadine, Dio buono, se dove rompono i coglioni. Anche io c'ho quel potere, fra. Cosa ho fatto? Non lo so. Ma lassù mi è rimasto Dio. Ma ci spero che non crepo anch'io. Ma lassù ci è rimasto Dio. Ma almeno ci è rimasto Dio. Faccio io, vai. Vabbè, dai, è uguale. Che lo faccio io. Vai. Tu mi tiri guarda su quando si vado nasconde giù. Sto figlio di... Guarda sto avvenimento e palle. Vieni qua. Tiè. Schifo. Sì. Muori. Aia, ah. Vieni a curarti, boss. Che troia che fa. Ma io vita piena. Ma cos'è, c'è bisogno. Che fastidio sto lag dentro le orecchie. Abbasso il volume al minimo. Io quando... Sì, tutto il volume, se non sento niente, vomito. Dicevi tu quando? Quando torniamo al lab centrale per livellare e migliorarci, io esco e rientro dal gioco perché. Ah, già, c'ho altri punti ma prima non lo facevo. Zero, niente, prima non lo facevo, ma l'ho iniziato a fare adesso. Non c'entra, non ho dimenticato sta cosa. Non c'entra. Non c'entra. Aspettate che mi assegno altri punti abilità, Mi ricordi com'è che si. Con la T di Torino. Con la T di tunti abilità. Buonasera Finfor underscore. Buonasera, bellissimo. Buonasera. Aspetta, fra, guarda come si fa contro di questi, Tiè. Posto. C'è abbastanza spazio. Ce n'è un altro, fra. Ce ne sono due. Vai, tu davanti o da dietro, Tiè. Sì. Mamma mia, che lavoro di squadra. Viene anche a fare sto qua, aspetta che ricarico. Sì. Questo faccio è scemo. Faccio il giro allora. Sì, questo qui è deficiente, te lo attiro io, vai. Ma anche io sono scemo che lo manco. Ha preso Star City, se non dice. Oh. Sì, t'ho visto che l'hai giocato un po' di volte. Io l'ho un po' abbandonato perché non ci trovo altro da fare. Volentierissimo, Finfort, ti scrivo... Su Instagram, su Telegram, dove vuoi che ti scrivo per fare una partita in coop? Cioè, attualmente a Star Citizen non riesco a trovare uno spazio qui sul canale. Quindi sarà per quando uscirà qualcosa di più importante, magari delle navi un pochettino più nuove. Comunque se mi piacerebbe, su Insta, ok, ma ci segui già? Sì, perché navi magari... Ok, dopo ti aggiungo allora. Corrotto da. Anzi, Finn, forse puoi iscrivimi sul nostro canale Instagram di Sanana, così sono sicuro di averti lì. Non mi scordo.
quella situazione di merda in cui mi avete lasciato. Arrivo, arrivo. Scusami, fra. Arriviamo, arriviamo. Dove sono i cattivoni? A terra, sono morti. Sono morti. Che schifo è questo? Ma questo fa schifo. Ma che è? Ma puttana troia. Ma l'hai visto prima? Ma vedi che non fai un cazzo. Ma scusa, ma prima non era sulla testa del tipo. Vedi che sei inutile. Era... Sì, sì, no, era sì. Sulla testa del tipo. È schifo. Era qua, esattamente qua. Io non l'ho visto. Ho sentito grugnire qualcosa. Anch'io. Vabbè, noi continuiamo. Ripetutamente. erano qua. Erano qua, quindi. Ho finito i colpi. Ho finito i colpi. Anche un po' ho finito i colpi. Dalla su. Dalla giù. Oh no, c'è la nebbia. Pronto? Dica. Ah, ok, io non sento più, non sento più il gioco. Ma adesso si ricarica, speriamo bene. Dai, è vero. Rick, parla un attimo. Oh. Perfetto, basta, a posto, ok, a posto, ok, ok. Ferro. Checkpoint. A posto, ti rispondo dopo. Lo senti laggare o no? Per ora no. Sento laggare quando ci sono troppi suoni che si sovrappongono. Ah, ho capito. Prima quando stavamo sparando prova, tutti prova insieme. Prova a staccare e riattaccare le cuffie, però. Dici che sono quelle, ma voi vi sento da Dio. A volte si sputtano i driver. Adesso vediamo. Se le riattacchi ti riavviano. Per... Gli scarti se me lo ricordo potevano... Rick? Ma gli scarti si potevano rivendere? Non ricordo. Non mi ricordo. Dimmi, però. No, dicevo, se lo rifà, stacco riattacco. Belle le mantidi religiose. Ma a te ti piacciono le mantidi religiose, boh? A me qualsiasi cosa è un insetto mi fa abbastanza schifo. Sia il capillare, si chiama sta mappa? Sì. Il capillare di chi? Nel senso di budello molto stretto, immagino. Allora sbagliata. Ma capillare vuol dire anche quello, in realtà. Le abilità le faccio dopo, adesso non c'è tempo, bisogna sparare. C'è una madonna! Ci sono molteplici madonne, ci sono molteplici madonne, ci sono molteplici madonne, ci sono mal... Ci sono mal... Ma van giù ci sono mal... Ci sono mal... Ci sono mal... È andato in crash. Ci sono mal... Rick, sto mal, bene. Mal ciuco... Ci sono mal... Ah, pare di vedere. Porca mia! Che paura! Che urlo, signora! Ai ai, madonna! Quanto male! Poi devo trovare un mercante e comprarmi qualche... pozzettina. Ma perché fanno i rumori della polizia questi? Niente, danni la caduta anche qua. Le faccio anch'io, ma non frega niente. No. Ma che schifezze ci sono qua. Aia. Abbiamo inserito Spuron. Il toro. Ti pesto a mano, bastardo. Ragazzi, ci sono i tori. Stanno venendo rimembranze. Sì. Ah, che povero fra, povero che fra. Che dolore. Colpo di fucile mio, niente. Io voglio un fucile mitragliatore, però. Vai, Frason, tutti i tuoi. Ma non ci sono quelli per fucile. Ma qui non abbiamo già esplorato. No, mai state. Ma ti pare? No, vedevo la mappa già illuminata, pensavo ci fossimo già stati. Perché è molto vicina. Io ho capito un modo per cicchettare malissimo. Vai, dillo anche a noi.
Con la balestra, praticamente se rolli annulli la ricarica e lo ricarichi in automatico. Minchia. Wow. Ai 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 ai, che male, madonna. Arrivo. Fermo, vostro cilindro. Chi è a terra? Arriva, ci vai pure tu? E niente. Qui niente, ragazzi, Cyberpunk. Partono il culo al boss. Speriamo in qualsiasi. Speriamo in qualche divinità divinitosa. Mi dovete togliere. Che sia un bel vabbè, gioco. Vabbè, 15 arrivano. Arrivano con un martellone grosso grosso. Ma che paura! Ma ha tirato il martello sto figlio di puttana! Oh dai! Ah! Niente, sono morto. Morti? Mi è arrivato nel culo. Ok. Scusate un attimo, vi devo assentare un secondo. Sì. Se no. Quanto creep. Quando armeggia il microfono. Ok, che ti faccio camminare. Sto mangiando i tortellini. Buoni! Ma tortellini come? In brodo. Vieni qua, brodo. Mi piace molto il tuo cappello, vorrei anch'io il tuo cappello. Dove hai trovato il tuo cappello? Inventato. Pensavo che era quello della classe iniziale. Io non ce l'ho. Però lo trovi dal... Ma non la tua classe iniziale, la mia. Sì. Ma... Fucì? Sì? No, io mi sono equipaggiato un fucile da caccia. Ma che fa meno danni di un altro fucile a pompa che c'ho già, perché? Vabbè. Il fucile a pompa fa più male il fucile da caccia. Ma non so perché. La pompa è da pompa. Ma non so perché mi sono cambiato equipaggiamento. Vabbè, ma importa anche il rateo di fuoco e tutta quella roba lì. Come fai? Non contare solo il danno, dico. Buonasera. Buonasera, Samu. Come faccio a cambiargli. Orca, però mi ricordo una sega. Cambia mod. Niente. No. Voglio su questa. Oh. Ok. Grazie Samu, grazie mille che ci ospiti. Ah. Cos'era? Ok, vediamo un po' se è cambiato qualcosa. No, prima sbagliata. Bisogna configurare, vedo. Come fra? La mod arma. Vedo già volare colpi. No, stavo vedo la mod arma. Madonna di Dio. La mod arma funziona soltanto quando usi la special. Non cambia niente, se no. No, ma volevo equipaggiarla su quest'altra arma. Ho capito. Però ti ho sentito dire non va. Quindi pensavo tu provassi ad avere qualche tipo di effetto da. No? No. Non va lo scambio. Ho dovuto forzare io lo scambio. Prima impostando la sua secondaria e poi di nuovo sulla primaria. Attenti, non me lo faccio da intercambiare. Il potere speciale, dico, Quindi andiamo, la pugna, ragazzi. Fra, ma tu vai da solo così? Ah, sì. E muoio anche da solo così. No, ora con l'arma forte. Continua a sanguinare. No, aia. Ok. Ricarica, Antocimento. Niente. Posto. Arrivo fra. Ho provato ad attaccare uno in mischia, ma non c'è stato vero. Ok. Arrivo. Aia. Arrivo io. Ok, resisti, Ma ragazzi, dietro di. Lo so. Devi stare calmo, lo vedo. Vai a fanculo. Che dolore.
Niente. Molto gentile. Prego. Arrivo. Questo qui quasi one shot, eh. È quello che mi ha ucciso prima. No, in realtà non è quello. Sanguinamento, porca troia. Te l'ho dato io, sanguinamento. Ah. Come hai fatto? Gli ho sparato nella nuca con un... con un javelin, come si dice, giavellotto. Io gli ho sparato un giavellotto nella nuca, non con un giavellotto. Un proiettile di giavellotto. Era di qua la via, non mi ricordo più, ragazzi. Come lanci il giavellotto? Secondo te? Con il potere di questa. Praticamente non fa un potere, ma cambia le armi. Ah, ok. Sì, confermo che è di qua. Poi... guarda. Ah. Oh, che cazzo. Ah, ce l'abbiamo accanto. Ah, sto schifo. Vedi? Il palo piantato. Sì, 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 lo vedo. Ah, la faccia. Qualcuno ha visitato Norlondo di recente. Cazzo, bisogna andare. Mi sa... giù mi di sa... qua. Così. Ma quanti danni, aiuto. Aia. Ah, c'è la Madonna, c'è la Madonna, questa sciotta. Morta. Ah. Ma lasciami in pace, animale. Vieni qua. Farfalia. Ho finito. Perché vedo i nemici attraverso i muri e anche voi attraverso i muri? Perché? È la mia abilità. Ah. Cacciatore. C'è quello grosso, 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 c'è molto finendo grosso. Colpi, sto finendo i colpi. È molto pistola. Grosso. Come cazzo si scende lì sotto? Con space. Salti, salti. Ma che salti? C'è uno grosso. Oddio! L'ho detto che era grosso. Ah! Sparategli sul pancino, sul pancino. Ma cazzo del signopere. Ma io sto finendo i colpi. Ah. Oh, non sulla corazza. Guarda. Non azzarda alla vita. Sì! Vai! Ah! Niente. Sono un po' giù oggi perché domani ho un'interrogazione di inglese. Credo che la mia prof mi odi. Lo dicono in tanti, ma. Sì, è un pensiero. Non è ma cosa, ma? Non è a me odiavano veramente. Beh, non tutti quelli che dicevi che ti odiavano. Qualcuno in particolare. Diciamo tre quarti, sì. Qualcuno in particolare, sì, ma. Ho bisogno di colpi. E dove sei sceso lì per venire qua, scusami? Dani? È sceso dal... Sei pazzo? Ah, sei appena salito la scala. Perché prima non si trovava la strada. E dove bisogna andare adesso? Di qua... Un po' labirintica la situazione. A noi dietro ai muri ci vedi comunque. Sì. Quello non è il potere corrosione. Che troia, tutte ce l'ho. Solo te c'è corrosione? Anche voi c'avete corrosione? La manina! No. Io no! La manina! Posto. Colpi! Oh sì! Ho quattro colpi, vabbè. Arca! Arca! Vabbè, male che non ci facciamo un cazzo sparandoci tra di noi. Forse abbiamo trovato la strada, eh? Date voi allora, cosa vi devo dire? Intanto stacco riattacco le cuffie. Sa che meglio se lo faccio questo? Un'altra volta. Ai, oh, oddio! Che c'è? Che male fa. C'è insetto Sauron. Oh, ma fa malissimo sto piccone. Piccona. Basta che picconi loro, poi. Ho finito un complete, non ho più colpi. What? E usa il piccone. Usa la pistola. Non ho più ma tipo una motosega, guarda non che. Non ho più colpi neanche la pistola. Usa il martello. Niente. Tutto l'ho preso. E adesso? Ma anche tu hai carenza di colpi? Sì. Ma io uso la mazza. E poi in realtà non ho carenza di colpi, che non lo usavo con le armi. Ecco. Quattro colpi. Bello schifo. Forse è per questo che a voi mancano. Sì, mi raccattavi tu. Ah! No, è che... Ah!
gli facevo meno danno. Colpi! Via, via, via. Maledetto ma te. Ma a te, boss, servono i colpi per il fucile? Sì. Il tuo è un pompa. Ma me li considera comunque colpi per me. Ah, ok. No, sono quelli rossi per te, no? Eh sì, sì, ma anche per me. Qua okay. Per terra qualcuno me li ha fregati tutti. No, lì non c'erano, boss. Quelli che ho raccolto io non c'erano. Niente, finiti. Infatti non c'erano più un cazzo manco io. Però vi dovete togliere, se non posso spararli e muoio. Ciao Jack, ciao bellissimo. Niente. Meritatissimo. Il problema non è che tu ti prenda i miei colpi, boss. Il problema è che non se li prendano loro. Ma è questa la via? Cioè, non sa. Ma ho già qui il film, no? Mi ricordo una sega. È tutto uguale. È tutto uguale. C'è veramente poca ispirazione nel level design. L'hanno creato tutti. Corridoi un po' tutti uguali. È l'hanno un po' una pecca di questo gioco. Che ti aspetti? Ha un punto caratteristico. L'hanno creato degli insetti, cosa ti aspetti? Aumentiamo il vigore, meglio. Perché degli insetti? Ti sembrano, cristiani questi qua? Ragazzi, quando vi fa comodo... Sto facendo quello che hai detto, investendo i punti caratteristica. Anch'io. Vabbè, me la caprò da solo. Ho finito i colpi, quelli rossi! Ma allora! Vabbè. Serve uno pure a me, che ti credi? Hai ragione. Tu contro me no, hai un'arma da mischia che... Levati da lì! È Remnant, siamo riusciti a farlo rifunzionare, per ora. Muori, bastardo! Sì, per ora funziona. E il boss lo tiri su? No, c'è da lottare. Mi spiace, boss, devi prendere un colpo nel sedere perché lì non ti vuole tirare su. Ah, non c'hai... Io non ho più fischiette. No, non ho più fischiette. Tieni duro. Grazie mille. Buonasera, Jack, comunque, sono incoglionito. No, è solo la foga del momento. No, Jack, non crasha, mi sento positivo. Perché sono vivo. Niente. 7 colpi, saranno i miei 7 colpi della vita questi. Io ne ho 8, boss. Colpi non posso. Ma scusami, cali qui da solo con gli insetti? 7 colpi. E insetti? Sono passati, non c'è nessuno. Sì, c'è quello. Scusate, da qui ci arriviamo... Guarda la mappa, non chiedere a noi. Non si capisce un cazzo della mappa. Comunque io vado di qua. Un altro giocatore sta cercando di viaggiare. Non lo so, aspetta, controlliamo la mappa. Ma no. Ma perché? Perché? È partito il viaggio. Ho già controllata la mappa, maledetto Nabbo. Quindi avete smesso di viaggiare voi due? Va bene. Quindi avete smesso di viaggiare voi due? Ah no. Ok, qua non siamo mai stati. Riposati al checkpoint. Sì. Bestia, riposati al checkpoint. Oh, come i colpi. Come ci si toglie di qui? Posso viaggiare da qua giù, aiuto amici. Bravo. Perché non ti eri ancora un altro alzato. Giocatore sta aspettando la pietra. Sì, lascia perdere. Perché l'ho buggato. L'ho proprio buggato. Lascia perdere. Devo tornare là, aspettate un attimo. Merda, c'ho la scritta in mezzo allo schermo adesso per sempre. No, che due coglioni. Sei levata. Turi, che cosa hai fatto? Ti sei seduto e sei spostato? Mi sono seduto, poi lui si è messo in piedi, ho approfittato del bug, mi sono spostato e poi lui ha capito che ero seduto. Ecco perché io invece davo una boss fight. Sì, cazzo, sì, che è una boss fight. Però con tantissimi minion rompicoglioni immortali come shottano. Molto bene, sono le boss fight che ci piacciono. Jack, non portare scalogna.
Jack, ti non saluta... la portare la lei, scalogna. Lei, ti saluta Jack. Lo schiavo! Lo sai che non hanno una buona reputazione gli schiavi? Dipende da che punto di vista. Se si tratta di usarli come arnesi da lavoro. No, niente, no, devo smetterla perché... no. Perché? Cosa hai fatto? No, no. Un po' così. Ma sono incastrato! Oh. Te la sei tirata di quei minion che one shottano? Sì. Ma voglio tornare su persona. Ah, è sparito lo schiavo. Aia, che cazzo di male. Tornato da Manos. Ma è invisibile, è invisibile. Ah. Ma lasciami in pace, maledetta. È invisibile, ce l'ha con me. Maledetta lucertola. Ce l'hanno tutti falena, con me. Che schifo che ma mi fai. Ma cosa gli ho fatto io? Cacare. Madonna, ho fatto. Ma perché? Ma lasciami stare. Non la sto sparando anche loro. Wow! Cos'era? Niente, siamo maledetti corrosi, boss. È finita. Questa è la boss fight finale di Vermintide 2. Aia! Sta morendo comunque. Sta bloccando tutto. Che sogno che era quel gioco. Era bello quel gioco. L'ultima volta che ci abbiamo giocato per te è finita male, ma... niente, sono morto. Non ho capito come. Muori, lo schiavo, muori. Ho ucciso lo schiavo. Ma che boss fight del cazzo. Sì, infatti. Sono morto. Anch'io, ma non ho capito come. Ma siete morti? Vabbè, vi risuscito. Non so come è successo. Devi il veleno. No, devi andare alla pietra. Devi andare alla pietra. Ah, quell'altra pietra. Ah no, va bene anche questa. No, va bene questa. E quell'altra era lontanetta. Ce l'avrà dato fatto lo schiavo? Ma scusate, ora mi permettete una piccola critica? Sì. Sì. Ma scusa, non era molto più arduo il boss? Fuoco! Quello elementare dell'altra volta. Ma non eravamo pronti. No, quell'altro aveva molti più cazzi. Era proprio più cazzuto quell'altro, sì. Questo due colpi. Questa era proprio una merda. Ma perché questo qui è un insetto, gli tira una ciabatta e muore. Noi abbiamo sbagliato arma, ci siamo andati coi fucili, dovevamo andarci con un ciabattone gigante. E infatti Mili li facevi malissimo. Strano, perché teoricamente un esoscheletro dovrebbero superarlo più facilmente dei proiettili piccoli e veloci. Sì, 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 esatto. Però è... un'armatura. 9 mm. Calibro. Ma perché 9 mm? Perché non 8 mm e mezzo? Perché non un centimetro? Perché ho 9 mm? Sarà uno standard fissato. Ci sarà un calcolo di qualche tipo di fissato lo standard. Oh, due punti caratteristici. Porca troia. Io ne ho 5, boss, ma non riesco a capire come investirli. 6 ne ho. Io, ma c'è scritto cosa fanno le varie cose, credo. Sì, grazie. Però non riesco a decidere. Ah! Sì, anch'io. Sono veramente troppe. Mani veloci. E fanno cose troppo generiche. Cioè, non puoi nemmeno. Vabbè, dire ora faccio. Vabbè, mani veloci può essere molto utile, volendo. Sì, è tutto molto utile, però tutto in maniera molto generica. Non c'è niente che ti fa specializzare in una classe piuttosto che in un'altra. Mm. Ed è strano, perché le classi ci sono. Eh sì. Tutto bene, scusa, Jack, grazie mille. Arrivati. Tutto bene, bellissimo. Dire, generazione di potere mod dagli stati. Ah, dagli stati... Stati Uniti. Stati Uniti, sì. Mi è rimasta in testa, non so cosa farci. Cosa? Quella musichetta di merda di Divinity. Vabbè, andiamo all'uscita. Aspettatemi. Io sono lento. Fermati, Rick. Fermo. Aspetta. Aia. No, rimettiti in posizione di mira. Scusa un secondo. Vedi anche tu il... c'è un problemino con... Andiamo via. Che succede? C'è un piccolo problema con col vestito. Io voglio un fucile mitragliatura.
ho un cecchino vero come Cristo comanda, un fucile mitragliato. Io ancora la pistolina dell'inizio. Anch'io? Chi l'ha cambiata mai? D'altra parte non si è trovato nulla di meglio. Già. E poi funziona come, come Dark Souls. Stiamo potenziando le armi. Quindi prendendo nuove armi dovremmo ripotenziarle da capo. Già. Che altro non ne vengono fuori di nuove armi. Sì, infatti. Ce l'hanno i boss a volte, ma sono tutte strane. Molto speciali. Ma quindi, boss. Dimmi, amore. La lore di questo gioco qual è? Io non me la ricordo mica. C'era, no, qui c'è anche una. Allora, penso ci sia una trama bella orizzontale. Cioè, c'è una bella trama qua. Bella grossa. Secondo me abbiamo passato troppo tempo. Sì, ho balbettato. Sono in agitazione. Quando balbeccio, certo, sono agitato. Quando sono questo sembra esattamente il posto che abbiamo lasciato, ma leggermente diverso, capito? Trovala. Io non ho letto la quest. Poi quanto è simile al nostro questo mondo alieno, devo dire. Mappa. Il re mortale non mi aiuterà a meno che non gli porti il cuore di una bestia particolare di questa palude. Non mi ha spiegato. Già, era la bestia, bisogna. Ok, comunque ci manca tutta la parte qua a dritto da esplorare. Sì, sì. Qua è abbastanza palese dove andare. Volevamo sapere la succosa storia. Allora, la succosa storia non me la ricordo, ragazzi, veramente. Ci serve il re immortale per diventare i signori di sto cazzo. Se volete, domani me la metto a leggere e posso fare un piccolo riassunto poi. Non grazie, boss, serve. Non importa. Altri prezzi. Come vedi, boss, non sei tu l'unico ad avere problemi nel parlare. Ieri mi sono messo a leggere i manga di Genshin tradotti. Molto interessanti. Dentro tradotti? Sì, no, in inglese per me era troppo. Madonna. Io sono uno di quelli... Ma questo qua? Arcamina, orca puttana! Tu sei uno di quelli? Sono una di quelle bestie che potendo leggerebbe tutto in lingua originale, ma sfortunatamente... Eh sì, io sai che lo penso come te. Non so un cazzo di lingue, quindi... Signore, lei deve morire, se ne rende conto? Aiuto! Carica, puttana! Ok. Non c'entra. Non c'entra. Solitamente posso chiedere alle prostitute di ricaricare? Beh, di ricaricarsi. Dopo ore e ore di follia saranno stanche anche loro. Avevo l'opzione di sparare al nemico o al boss, ho sparato al boss. Bravo. Ragazzi, sta arrivando qualcosa di molto grosso là dietro. Quanto grosso? Troppo grosso. Con dei tentacoli. Che schifo! No, vabbè, questo è veramente schifo. Ma ma è piccolo però. È un octulino. È un octulino, stavo per dire. Octulino. Niente. Sembra il nome Orto. Di una medicina. Mi dia 500 mg di tetraoctulino. Arca puttana. Che goduri a sparargli da quassù comunque. Molto gentile. Eh sì. Poliziani! 8 ne ho trovate, che merda. Beh, è già tanto. Io non gli faccio danno? A chi? Questo. Ma anch'io all'inizio non facevo danno a uno, poi. Sono attimi di laggere. Ah! Venta. Quella è una merda, quella è una merda. Rigi, fai headshot mirando poco sopra la testa. Finite. Bene. Siamo veramente così tanto underlivellati come personaggi per quest'area. Sì, infatti stiamo facendo punti abilità come esperienza con la moto zappa. Io non so. Guardi, io non so se abbiamo non so neanche se abbiamo seguito l'ordine giusto del gioco. Siamo andati prima nelle catacombe fino in fondo. Esatto. Siamo fatti di tutto il gioco di testa adesso, va a finire. È ancora vivo questa! Che fa un caco. E vabbè, e allora, vabbè, corrosione. Tiè, puttana, tiè. Non c'è abbastanza spazio. Ho cambiato. Ah, forse il martello contro l'armatura degli insetti è meglio, effettivamente. Però non... Oh! Oh!
Dipende dalle dimensioni. Un bel martello puntuto, forse sì. Un bel becco di corvo. Sta seguendo fra... Quasi sicuro, grazie boss. Quasi sicuramente sì. Ri, dietro di te. Ho ucciso le bestie di Satana. Colpi! Lo sta... Sì. Ok. Sei colpi, va bene. Non mi ricordavo... Sono cumulativi i colpi, comunque. No, non credo. Non mi ricordavo che era così poco esoso il gioco con i proiettili. Io ti ricordo dove siamo, boss. È già tanto che li stiamo trovando, i proiettili. Okay. Che cazzo li costruisce qua? Insetti. Certo, si mettono lì a fare la polvere da sparo che loro non usano. Apposta per noi. Beh, forse... Sono i nostri colpi che entrando in contatto sono geneticamente modificati per diventare. Ma corroso, cosa voleva dire, ragazzi? Geneticamente modificati. Proiettili che sono geneticamente modificati mi mancavano. Ti piace? Ragazzi, lo status corroso. Cos'era? Non lo so. Penso ti tolga dell'armatura? Okay. Punto caratteristica, madonna. Ma. Cioè, l'armatura. Dici, depotenzia l'armatura. Sì. No, effettivamente. La corrosione di solito fa quello. Attento dietro. Visto. Oh madonna, c'è anche il Cristo di Dio. Aiuto. Sì, vai boss. Colpi. Dietro. Non c'entra. Wow, c'è il ciccione. C'è il dinosauron. Non laggare. Sono morto, non ho capito. Ah, mi ha tirato il martello evidentemente. Arrivo. Uccideteli, poi tornate da me. Tanto io c'ho tempo. Ah già, dura tanto la barra in effetti. Non fate stronzate per quanto tirare fa su. Male. Porca puttana. Hai ripigliato il martello, eh? Sì. Senti, ho finito i colpi! Ma perché parla con la testa in una pinozza sto qua? Aia, cazzo! Ha tirato il martello, ha preso il suo amico. È successo, vero? Sì. Non sono immaginato io. No, è successo. Bestia. Ok, l'ho ucciso. Che lance, che frecce. Vero. Sugli ombrelli di Anno Orlando per davvero. Allora, la nostra via sarà per di qua. La mappa. Sì. La nostra via. Abbiamo due possibilità, destra e sinistra. Centro. Ma perché? Io nel dubbio. Mini zizzagna, vedo. Io nel dubbio sempre centro scelgo. Ma cosa faceva il 3? Cos'è? Cosa ho fatto? Il 3. Cos'è il 3? Non lo so, ma ho della... Ce l'hai messo tu, non ce l'abbiamo. Non è verità, da più resistenza, penso. Ah, ok. Non mi ricordo più. Ma penso abbia ragione. Aia, merda. Merda. Ma sono morto. Sono morto, però c'ho la cura accanto. Cioè, c'ho la cura sotto il culo. Aspetta, io mi devo un attimo, perché io non ho proprio più colpi, zero. Qua ci sono dei colpi. Lo so, Ma chi è? Chi è? Vai, va laggiù, prendi i colpi. Non vola. Ma comunque... Ho finito le cure! Niente. Non i colpi, però. Non ho capito, scusa, ma... Sono cumulativi gli oggetti, ma non... Ah, ok, sì. Non avevo capito oggetti. Porca puttana, me lo fate tirare su, niente. Guarda come muoio. Ah, ed è morto. Bene, io non vi posso tirare su tutte e due. Però posso tirare su... Io sì, però posso tirare su lui. Adesso questi me li frego tutti io. Help me. Sono lassù, che palle! Help me. Quanto ferro temperato. Adesso potenziamo ben bene le armi. Su un pianeta completamente alieno poi, senza... Senza forgiatura del ferro, senza niente. Ok, siamo... Certo. Arrivati... Perché siamo in un sogno, non capisci? È tutta una metafora. Ma come? Ci ha spedito su un pianeta italiano con un portale? È tutta una metafora. Ma siamo alla fine di qua?
Colpi rossi, lasciatemeli. Sono senza colpi. Disse la strega. Allora, noi dobbiamo andare a questo punto a sud. Sud? Per te il sud sono dove c'è? Sto nord, sud, nord. Per te il boss di sud è l'inquietante teschio? Sì. Ok. Sud. Quello potrebbe anche essere il nord. È l'unica parte rimasta non esplorata di questa schifosa mappa. Sì, no, dicevamo noi che non ci sono segnali che sono fanno capire che il nord. Ah, sì, quando vabbè, io quando non ci sono segnali io calcolo il nord in alto, il sud in basso e ma effettivamente non si gira la mappa, quindi sì, può fare. Sì, senso. Pensa che casino se si girasse la mappa dentro con la nostra visuale. Ah, la nebbia, la nebbia. Altra nebbia? Qua da me, è l'ultima parte di questa mappa, mi sa. La nebbia mortale. Ma se cazzo sei arrivato laggiù? Da correndo io. Velocissimo. Io non so, voi ci camminereste dentro questa palude in cui scoppiano bolle? No. Io no. No. Facci obbliga il gioco. Ah, no, ma non è la nebbia. Vabbè, la... io penso ci fosse un boss. Subito così? Magari quell'altro era una merda, perché adesso c'è quello vero. Ecco, lui giustamente era lo schiavo. Bravo. A parte ci sarà il padrone. Infatti... che mi dissudesse, cioè, nel senso... Vabbè, è semplicemente una constatazione, non è che bisogna... Sì, no. Essere favorevoli o no. Dipendentemente dal fatto che... Nulla. Oppure nulla. Sì. Perché ci impegoliamo sempre? Perché siamo stupidi. Io in particolare. Nebbia, vedi, te l'ho detto che adesso c'è il il la bastardo. Adesso la ci sarà stata antica. Ah. Che schifo di rumori, ha scorreggiato. Che schifo, tutto. Oddio, no, ragazzi, no, io vado via, no, che schifo. Che schifo. Ma è carino, ma cosa dici? Ma cosa che schifo? Che schifo. Di peggio. Tu cosa insessoide. Devi giocarti tutto Bloodborne. Ma è la farfalla della Duna. Ah, Dio! Colpo della Duna. Male, attenti. Guarda, se spawni dei minion mi fai incazzare mai tanto, amica mia. È talmente duro che... Sto zitto. Mi ricordo che avevamo fatto un boss. Sparate le palle. Che per uccidere dovevamo risolvere gli enigmi ambientali. Bombarda davvero. Ah, ambientali qua. C'è anche il figlio, c'è anche X. Sono due. E quell'altro bombarda, state attenti. Grazie, Edo. Ma mi ricordo che c'era uno. Xillispi. Che era... Concentriamoci sul primo. Niente, morto. Shottati come... tutti, come? Sì. Ah, ma forse... Che cazzo? Forse c'è un attacco che dobbiamo ancora capire. Vi ricordate come abbiamo affrontato l'albero? Che ci abbiamo messo 7 anni per capire che c'erano delle meccaniche invisibili che ci shottavano. E sembravano invisibili all'apparenza. Ma vi ricordate... No, a parte che c'era quel boss... Ora non vorrei sembrare ripetitivo. Che... Sempre in questo gioco. Eravamo in quella stanza in cui il pavimento si spostava... Sì. Come lo sto sognando? Qual era? Sì, c'era. Okay. Ma non c'era un enigma ambientale. C'era degli scudi, no. No, c'è il bug della nebbia. Ok. Che bug della nebbia? Ogni tanto... Porco dizio, però. Tipo, se uno entra troppo presto, gli altri non li fa entrare subito. Mi sa che facciamo più male a quell'altro, amici, Ho Ragazzi, controllato e mi sa che gli facciamo più male. Sparate le palle. Sì. Ah! Okay. Si insegna. Ma che è sto casino? Sono morto. No, sei morto? No. Non ho capito. Ma a un certo punto iniziato a perdere vita fortissimo. Merda! Così, sono morto così. Quello lo schivi capriolando. No, non ho visto niente io. Ma ero tutto da un'altra parte. Quello non lo schivi proprio. Ho capriolato, non mi ha preso. Ah, vedo. Prova. Vedi, è quello che shot. Non bisogna essergli davanti quando lo fa, allora.
Sì, ma non si vede l'area. Come fai ad andargli dietro, scusa? No, di lato devi stargli, non davanti. È come quegli insetti di prima che abbiamo trovato durante l'area, quelli ma... che facevano quella roba verde. Jack, c'erano degli insetti comunque che facevano abbastanza schifo. Non erano... Non erano ragni? Ma forse peggio. Non erano aragni. Aragni. Gli aragni. Abbiamo compagnia! Ah, buggato di nuovo, Cristo Dio! Che male! Quella si stiva capriolando, ecco, tipo adesso me l'ho compreso. No, non era quella che dicevamo noi, boss. Ah, ok. Non state lì in mezzo che dà corrosione, ok. Sì, quello... Finché si vede si può schivare, il problema è quando non si vede. Oh, Edo, stai nella cura, che ti curi. Niente, sono morto. Ma non capisco come. Porco. Ma che cazzo è? Penso che siano granate ad insetto. Non mi vedi il vicino, Rip? Ti fai ah, male. È vero. Ah, sono quelle. Sì. Ah, le nuvole di insetti ti sciottano. Sì, il problema è che non si vedono. E poi fa l'urlo. Fa quel colpo, prova a scappare. E poi fa l'urlo, ok. Eccolo. Jack, sei tornato. C'eri tu l'altra volta, tra l'altro, con l'albero gigante che bombardava. Non so se sono abbastanza lontano. C'eri tu ed era poco dopo la 12 ore, quindi era appena... Niente. Eri nuovo, mi sa. Se non mi sto sbagliando, magari sto dicendo stronzate. Magari se gli stai dietro, forse. Non gli si può andare dietro, Jack. Si può andare dietro, come si fa andare dietro? Siamo su un ponte davanti a lui. Ah, ok, gli è tornato in mente adesso. No, ah, chi si ricorda? Ah. Ho letto solo ricorda. Vai. Fra, entra, mannaggia te. Non mi faccio muovere in avanti. Ah. Oh! Granata di insetto. Non curarti con il coso, fermo faccio io. Insetti! Ho capito adesso, ok. Mi hai messo la cura. È in mezzo agli insetti, stai attento agli insetti. Okay. Stai passando in mezzo. Non sento più il gioco. Niente. Oh, che boss del cazzo. Altra cura. Vai, Eri. Ci sono gli insetti del cazzo. Ah, porco. Attento a sinistra. È arrivato il figlio. Attento. Ma non vedo, o guardo te o guardo lui. No, non mi venire a pensare, c'è il set in culo. Fa il colpo! Niente, quello one shot ovunque tu sia. Sì. Quindi credo che vada picchiato durante... Sì, vada interrotto. Che palle però. Proviamoci. Era ancora Ciofin e non me lo ricordo. Scusate un attimo, provo a cambiarmi armi. Ma anche io, ciao, voglio qualcosa con più colpi, magari. Ma non c'è sono potenziato. Non ho altre armi. Mi sono messo questa e posso anche mettere il velo della lacrima nera a posto. Magari quello ci aiuta a proteggerci. Pronto? Può energia impenetrabile di 5 metri. Sì, magari quando sta per fare quel colpo glielo attivo e magari ci protegge. Sicuro. Non sono sicuro. Dici che non funziona? No, secondo me no. Perché è un urlo, non sono proiettili quelli lì. Tu prova a usarlo comunque più spesso che puoi. Anche io uso le abilità. Non mi fa entrare, non mi fa entrare. Ok. Ah. Oh, allora. Insetti del me. La corrosione. Curato i bastardi. Grazie. Attento, tira giù. A quegli affari sparategli, si one shot. È il colpo? Ah no. Voi ditemi quando è il colpo. Sono caduto. Penso che dovresti accorgertene quando è il colpo. Non ho ancora bene in mente l'animazione. Sta fermo per un po' di tempo. Bombarda! Niente, non si può tirare su. Ti ferma prima.
te. No, ottimo. Curati. Ma come fai a schivarlo quello lì? A volte è lento, a volte ti prende all'istante, niente. Cazzo. No, 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 no. Ok, finché fa quello va bene. È il colpo. No, non è il colpo. No, non è il colpo. Il colpo penso lo faccia quando sono in due. Sì. Ma c'è un palo? Sono in due, sono in due. Non lo so. E io ho provato a nascondermi 5 dietro. Ah, cazzo, cazzo, cazzo. Sì, c'è morto prima, fra. No, non funziona. Ora, 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 ora. Ok, no, si interrompe. Okay. L'altro, l'altro, l'altro. Che cazzo ne so. Vabbè, ma porco di quel. Ah, quindi non è che si sente. Visto che sono devono essere. Ok, ragazzi. Insieme. Ragazzi, andiamo al campo base e potenziamoci le armi. Sei sicuro che possiamo? Abbiamo un sacco di materiali. Sì, abbiamo un sacco di materiali. Ma non abbiamo trovato così tanti potenti, Puttana, sì. Credo proprio di sì. Questo che cos'è? Aspetta, proviamo. Prima di andare via non mi ricordo che mappa è questa. La grotta, la grotta. De Grotto. Non ce l'abbiamo nella lista. Perché ci siamo? No, passa perché è un urlo, non è un colpo, quindi ti prende ovunque tu sia. Vabbè, io infatti vado. Il personaggio si porta le mani alle orecchie. Da più ci torniamo. Comunque non lo vedo nella lista questo posto. Perché ci siamo, boss. Ah. Lo dico io. Se Dark Souls ci ha insegnato qualcosa. Il posto in cui sei lo vedi in alto a sinistra. Però non te lo fa vedere nella lista perché ok. No, farebbe di teletrasportare. Ok. Andiamo. Proviamo. Era di qua, di qua. Qua dentro. No. Non mi ricordo più dov'è. Ci vedi a noi? Sì, vi seguo. Vieni qua. Sì, 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 sì. Ah no, è vero. Una alla volta bisogna parlarci. No, ci si può spostare. Ma avete tipo delle stordenti? Non credo. No, non abbiamo nessun tipo di granate o di abilità stordenti. Sì. Facciamo affari. D'accordo. Spargi spore. 200 di danno. Ah no, non mi interessa. Sì, oh, madonna. Ora vai. Ma non penso sia così intelligente il gioco, Jack, sinceramente. Si tratta comunque di uno pseudo indie, questo. Pseudo? Cioè, non riesco a considerarlo un indie totalmente, questo. E perché? Vabbè, che dietro c'è comunque. Come si definiscono quei videogiochi che hanno avuto uno sviluppo indipendente ma con un budget... Indie, sono comunque indie. Indie, ok. Sviluppo indie, è lo sviluppo che contano il budget. Kingdom Come è un indie. Ah. Sono giochi non supportati dalle major. C'è Swarm, ci puoi comprare l'incantesimo che butta il nemico che abbiamo noi. Cioè, quello con lo stronzo che c'è ora. Ah, butta la stessa sua granata? Sì. Ma lui vola, non credo che lo prenda. No, unleash insects that will seek after enemies within 20 meters and repeatedly attack, dealing 5 corrosive damage per hit. Proviamo. I suoi dubito che siano 5, i suoi saranno 50. No, aspetta. Ho del lavoro da fare. Oh, no. Ah, io ho un sacco da potenziare l'armatura. Abbi cura di te. Posto. Ah, si è legato. Tutto vostro. Cioè, tutto vostro qui, pelatino. Niente. Siamo solo armi DLC. Animazione, secondo me. Niente. Non ti fermare. Come Jack, scusami. Stavo parlando con voi, Jack. Non lo so, io non lo vedo. Ha scritto animazione, secondo me sì. Un messaggio in su. Con esplosione. Ah. Interrompere l'animazione. Ok.
Sì, ma no, ma tranquillo che comunque sia, però ce l'abbiamo fatta abbastanza velocemente a buttarla giù. Comunque non uso questo, uso il party sulla, l'acceleratore di particelle. Oh, ma io vado a comprare qualche fiaschetta di cura, ora ci penso. E come dove si compra? C'è qui sugli NPC qua, di qua. No, è già che è molto try and error, cioè devi proprio fare, provare sì, finché non capisci tutti i pattern a memoria. Se vorresti comprare da te? Ok. T'attaccheresti? Prendo un'occhiata alla tua merce. Ok, lui vende solo vestiti. Ma forse la signoretta qua. Tu cosa vendi? Vediamo un po' cosa. Ok. Ora io c'ho tutta l'armatura più 10. Mi prendo l'acceleratore di particelle. Era la sanguinaria la cura, vero? Sanguinaria, sì. Compro un bel po'. Vai. Nucleo della gravità. Vai, ne ho comprate 20. Ma sai, il problema non sono tanto le fiaschette, perché alla fine quello lì quasi sciotta. Però oddio, se spreco, se continuo a sprecare... Sto facendo un po' di metallo, amici. Il cuore per curarmi, poi non ho più per tirare non su so gente. Non so se state vedendo quanto metallo sto facendo, però... No. No. Ok, sono tipo... Chi è questo? Penso più di... Ah, è un uguale a Fra! Ah. Ora vediamo. Dove mai? Nel dubbio, alt F4. Questo qua col cappuccio, visto di lato, mi sembrava uguale a te. Ne ho presi 240. Ah, però c'ha le mine fatto. Questa, ok. È una. A posto, sto zitto. Ne compro altre per sicuro. Sì, cos'altro vendi tu, amico? C'era il ferro indurito. Oh, scatola e munizioni. Vai. Ne compro un po', almeno si prelascio. Come facevi a fare il ferro? Lo crafti dalla tipo che con le mine che dicevo. Ma con cosa? Con le scrap. Sì? Sì. Mica l'ho visto. In crafting. Inventario, ho comprato le scatole di munizioni. Ah, assegna selezione rapida. Creazione. Lo mettiamo qui. Vai. A me me lo fa creare con il... mi fa creare il ferro, ma col ferro temprato. Ah, quindi io ne ho sprecato un sacco, mi stai dicendo. Ho qui... buttato via tutto il ferro qui temprato che avevo. Qui praticamente cosa ti fa fare? Ti fa... Ah, ti fa downscale. Ah, ok, è Frampt. Sì. È la Madonna di Frampt. Praticamente sì. Cristo Dio, ho appena sprecato... Vabbè, non me lo... Porca troia. È bello che non puoi tornare da ferro a qualcos'altro, capito? No. Allora, c'ho amici, 250 ferro, amici, posso darvene un po'? Tanto non serve un cazzo. Amici, vendilo. Se avete bisogno di munizioni all'improvviso, chiedete a me che ho comprato 23 casse di munizioni. Vabbè. Da lasciare sulla mappa se necessario. Ah, è vuota adesso. A chi cazzo le vendo le cose? Alla tipa. Oh, sì. Ah no, al tipo delle casse, mi sa. Ma penso che tutti abbiano un menu vendita nascosto da qualche parte. Dici? È un piacere vederti. Vendi oggetti, vedi? Ah no, lei ti fa vendere. Oddio! Ah, vendi materiali, sì. Ah, puoi qua si può, sì, sì, sì. A 5, minchia. Sì. Che scam. Cos'è? A dopo? A dopo? Cerchi della rifurtiva? No. Bello il vestitone da prete di Marte. Lo vende lei? No, lo vende qua. Ma dove sei? Ah sì, ma lì non si possono prendere. Qui si compra la roba del DLC. Ah no, non solo. No. No? No, però serve un bordello di frammenti luminescenti per comprare sta roba. E chi è che ce l'ha i frammenti luminescenti? Non lo so. Luminite Crystal? Luminite Crystal? Sì. No. Quello? No. Non ce l'abbiamo, non ce l'ho io. Ok, allora non ce l'ho neanche io. No, Glowing Fragment, no, non ce l'abbiamo. Però sono fighissime.
Però mi piacerebbe che sta roba fosse nel gioco e fosse prendibile in aree del gioco belle e attinenti magari alla cosa che trovi. E invece l'ho fatto bene, sai. Invece. Fra. Comunque. Sì. C'è Jack che ti chiede che armi hai. Che armi ho? Sì. Io ho la pistolina Mauser dell'inizio, un po' potenziale. Anch'io ho le stesse armi tue, però. E c'ho l'acceleratore di particelle, che è un fucile da pseudo cecchino senza mirino, perché si sa mai, siamo nel... In un anno domini sconosciuto e i mirini non sono più capaci di farli. E quindi hanno sviluppato degli occhi laser che praticamente gli fanno prendere le gazzelle in Afghanistan, anche se non ci sono gazzelle in Afghanistan. È per quello che sono molto bravi. Appunto. La grotta. È un po' come colpire un marziano sparando in Missouri. Sì. E niente, queste sono le armi. Le abilità sono il velo della vedova nera, lo stesso che al boss, che dovrebbe creare uno scudo, ma tanto sappiamo benissimo che contro gli attacchi di quel boss non funzionerà. Sì, abbastanza. Ma c'è quello, c'ha. E poi, sì, e poi il pozzo gravitazionale, che è un proiettile che dovrebbe fare un po' di danno. No, fires a projectile which deals 100 damage. Sì, ma la pistola, dicevo. Ah, la pistola, scusa. Il fucile, sì, c'ha il pozzo gravitazionale. Io comunque avevo un sacco da potenziarmi l'armatura, ero rimasto indietrissimo sotto quella scala. Anch'io sì. No, io no. Ma perché ecco perché morivate sempre. Ma perché spariamo da distante? Io muoio solo se non entro. Se neanche io. Ci riproviamo. Niente. Ok, ci sono. Oh! Ah, vaffanculo però. Premi di vulnerabilità. Cazzo, adesso faccio un pochino più di danni. Spara alle palle, spara alle palle. Dietro le palle sono quelle pericolose. Aia. Ufra. Arrivano. Arrivano le palle. Sono in due. E questa non è la cura. Cura. Grazie. Eccolo, interrompetelo. Dietro, posto, quello dietro, l'altro, amici. L'altro, puttana. A posto. Ok, sì. Mamma mia. Questo qua. Hai colpi? Colpiscelo al boss. Vedo io. Cazzo, quando attenti. Servono. Ma non è guarigione questa, aiuto. Vero che si scambiano? Sì. I vermi. I vermi di Dio. I ferro. Mi sa che muoio, amici. Amici, fa il colpo. No, non è il colpo. Ho finito i colpi. Arrivo, provo. Sono in un posto di merda, stai attento. Aiuto! C'è anche il raggio della morte, c'è adesso. Niente, è morto. Oh, non hai i guai! Indeed. Niente. Non bisogna morire. Bisogna morire. Dica, Jack. Però l'acceleratore di particelle mi piace, funziona. Sì, è molto forte, molto forte. Adesso l'ho potuto potenziare al più 10. Quanto ce l'hai tu? Io al più 10, credo. Ah, merda, no, io ho più 5. No, più 5, sbagliato. Pensavo che fosse un'arma normale, essendo un'arma del boss, si potenzia. No, si potenzia più 10, se non sbaglio. Sì, si potenzia più 10, ma le altre si potenziano probabilmente al più 15. Io più 12. Ah, sì, è vero. Ma perché tu hai un'arma normale, boss. Ok. Il mio fucile è al più 11. Volevo provare questo. E l'ho mancato. Gli è passato attraverso perché c'ha l'hitbox farlock. È bello. Io prima l'ho preso, gli fa pure molto male. Ciao, scascate! Buonasera! Buonasera, amico. E vi beccate questo, E invece mi beccano loro. Ok. No! Merda, sono morto come un pirla. Dai. Ehi! Vai. Ok, quello dietro. L'altro. Mamma mia, ragazzi. Che lavoro di squadra. Prova a sparargli il cannone di Dio. Niente. Aia! Ma di nuovo quello dietro. Porca troia. Sono no! morto. È caduto. Cazzo, di amici. Amici, è no. Caduto amici di sotto. No. Amici, no. È caduto di sotto? Come cazzo lo tiro? Ha fatto una cavolo. Sono morto, proprio morto. Pensavo che ci fosse un muro invisibile. Sai, boss, cosa? Cazzo,
aspetta. Tu dico dopo. La sfera di Cristo di Dio di protezione, no. Mettila ogni tanto. Ma è inutile quella lì. Ma non è inutile, ci protegge da tutti i proiettili del cazzo. Quelle non sono proiettili, sono granate quelle lì però. Non importa. Dopo proviamo, sono sicuro che passino comunque. E dovresti usare un'arma a lunga distanza, boss, però, ma non pompa. Sì, assolutamente d'accordo. Il problema è che io c'ho, vi spiego che armi c'ho io in questo momento. C'ho un fucile da caccia o un fucile a pompa? Fucile da caccia. È quello che ho equipaggiato adesso. Sì? Sì, sì. Ah, sì? Stavo su un pompa. Anch'io. Pardon. Ero pretty much sicuro che fosse un pompa. Tiro sta nel chat. Andiamo. Ma sai che fanno in chat? No, stavolta siamo entrati tutti insieme. Ho 12 anni, grazie per il complimento. Cioè, complimento, via. Fino a un certo punto. Madonna i danni che gli abbiamo fatto. Cosa gli avete fatto? Niente. Cupola di protezione di Dio, ora. Ora. Arriva. Cupola di protezione. Non me la fa usare. Per favore. Ok. Vedi che funziona, madonna di Dio, che funziona. Più contro questo. Magari... carica la trota. Dietro. Oh, niente. Non va giù. E che vi devo dire? Sei vivo? Non lo so come. Eri ero vivo. Dentro la cupola. Ero dentro la cupola ed ero vivo, sì. Spammalo quella cosa lì, che è utilissimo. Più che altro quando arrivano i proiettili blu. Ce l'hai sulla principale, boss? Sì, sì. Ok. Perché io ce l'ho sulla pistola, non usando mai la pistola. E te sei riuscito a invertirla? Io non sono proprio riuscito. Io non posso. Ah. Neanch'io. Perché la mia principale è una che non si può rimuovere. Niente, sono entrato. Io sto caricando. Ma fra e... Ah, poi, siamo entrati. Anche il mio audio è entrato. Corrosione di che cosa esattamente? Bravissimo. Non so cosa mi ha colpito da dietro, ma va bene così. Ma quanto hai date? Nenei! Te Jack ci sei sabato per Cyberpunk? Ma che hype, ma che cazzo di... Mandi your boss! Uno interrotto? Oh merda! Ok. Non pensavo che lo stesse facendo. Ok Jack, non ti preoccupare, a che ora? È nel pomeriggio, l'ora non la so di preciso. Quando mi va di sentimento. Ma penso più o meno come le altre volte. O alle 4... O alle 5 massimo proprio. Si è spostato la Baldrac. Madonna. Boss, mi servirebbe una scatola di munizie. Arriva. Sì, arriva. Eccola qua. Tu piantala e... L'ho piantata. Merda. Perché non è scesa? Dove cazzo è? No, mi ha bloccato l'animazione il tizio. Porca troia. Niente, eccole le munizioni. Porco due. Ma siete tutti morti? Sì. Ah, le possibilità sono due. O mi ha bloccato l'animazione e poi si è sbloccato, o c'è stato un lag incredibile. Ma quindi non neanche mette una proprio una cassa di fermi. No, in teoria sì. Io premo due, non è successo niente. Come mai? Due. Niente. Due. Non lo fare adesso. Ma non le mette. Un attimo, fammi fare una cosa. Perché siamo pieni di munizioni. Ma qui non le butta. Adesso la metti. Mannaggia la puttana. E te le metti in tasca a te, non le dai agli altri. Ah, ok, ecco. Io? No, è proprio una scatola, sì. Che c'è proprio scritto nella descrizione. Sì, scatola... è una scatola di munizioni. Te l'ho appena usata davanti. Maledetto. Vieni a riposarti il falone. Ho sprecato le cose. Rifornisce tutte le munizioni, le tue munizioni. Ah, che stronzata, ho detto male. È comodo però. Vabbè, dopo lo compriamo anche noi. Ah, quindi prima, mentre me la stavo dando, te le stai prendendo tu. Sì, però dico. Te la stai prendendo tu due volte, quindi non si era buggato. Era così che doveva andare. Ma qui sono fitte per terra perché sono morto. Sei morto. Ok. Sì.
ora ha tutto più senso. È brutto averne uno davanti e uno niente, dietro. Sono fuori io, ragazzi. Vabbè, mo' entri. Tanto il boss finirà nelle zanzare. Non caratteristica sbloccata, ma ancora. Ma quante caratteristiche? Cupola, sì, grande. Oh, ma io so ancora come si gioca. Quell'altro. Sì, sì, l'ho visto, l'ho visto. Sparate. Bloccate. Ok. Bravo. Ok. Okay. Questo l'avevo già indebolito prima. Forse è una tattica interessante. Voi continuate a fare come se nulla fosse. Si allontana questa baldraca però. Messo la cupola, quindi state vicini a me. Mi sa che non dura abbastanza. La devi mettere quando stanno per arrivare. Sì. Un po' più utile. Ah, ferma. Quello dietro! Cosa? È il figlio. Sono morto. Infatti è quello che vi dicevo. Porca troia. Troppa roba in mezzo ai coglioni. Cos'era quel colpo? Ho sbagliato. Porca troia. Arrivo fra, eh. Oh merda, ah. Ah, ho capito. Avete capito, non avete droppato voi le munizioni. Io fra ci sto provando a tirarti su. Boss, non hai capito che questo si fa tutto il... Ok. Tutto il parco. Voglio! Ah, merda, merda, merda! Ehi, quello dietro! Puttana, no! È okay. Uno fermato, ma l'altro non sono riuscito. Uno è morto. Ok, ottimo. Adesso questo si rifarà tutta la vita e diventerà due volte più grande. Anzi, ne spawn altri quattro. Ok. Quanto ci mette a ricaricare l'abilità? Aia, aiuto! Aia, aia, aia. Ah, le zanzare di Dio! La puttana troia! Odio, odio. No, cado, cado! Sono caduto. Ciao, amici. Vieni a curarti, vieni a curarti. Sì, arrivo. Che rumore. Piu! La cupola ce l'hai? No. Jack, figura di merda. Oh, merda. Niente, non ti dà più protezione quella roba lì. Merda, merda, merda. Non hai più invincibilità contro quella cosa. Non sei morto, non dirmelo. Sono morto, sono morto. No, porca puttana, perché finisce sempre così? Levati. Io mi sono levato però. Lo so, è proprio devi andare a fare. No, le zanzare! Ma non si vedono! Devi stare. Che odio. Sai qual è il problema? Che sì. Sono dello stesso identico colore della tua cura. È la cura, Sì, sì, esatto. Solo che la tua. Facciamo così. Mi tolgo la cura e metto la cura. No, per l'amor di Dio, prendi la cura. Dici? Faccio qualcosa, sì. Scarti. Più che altro, boss, tu mettiti... Ce l'hai la cupola sull'arma, sul fucile? Primario, sì. Ce l'hai la cupola? Sul primario? Sì. Ma hai già chiesto prima? Sì, ma tu mi hai detto, non so come si fa a cambiarla. Sì, quindi pensavo che tu ce l'avessi. No, perché l'hai fatto? Volevo premere X. Vado un attimo alla pietra, torno subito. Non puoi tornare solo tu, bisogna tornare tutti. Il guaio è che adesso a me è rimasta una cassa di munizioni. Ah, non l'ho mai usata. E io sì, perché ho finito i proiettili, ho sparato veramente un sacco col fucile. Ma volete andare prima alla base per comprare le casse? No, voglio finirlo. Andiamo. Io ho sparato anche un sacco di pistola perché mi ricarica la cura e io spammo quella. Uh-huh. Dovevo andarci anch'io di pistola. Ma contemporanea stavo. Che cattiveria. La cupola tra poco però, non sì. Ora. Sì. Ora. Due. Perfetto. Sono tutte e due. Aia, ma ha preso da dentro la cupola? Ok. E io continuo
Sì, ma lui ti prende, ha voglia. Lui è sono attacchi mele. Dietro. Ok, uno. Posto. Due, okay. Perfetto. Io ce l'ho più 10 questa qui, è OP effettivamente. Non so perché non l'ho usata prima. Quale? Balestra. Ah sì, aia, 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 aia. Cos'era? Cura. Arrivo. Ah, do, corri animale. Quanto mi che schifo, che mi ricorda Mothra sto affare. Molto lontana mi ricorda Mothra. Ecco, ho Mothra fatto sanguinare il boss. Mi piace. Ho fatto sanguinare il boss, Sammy, guardalo, guardalo. Guardalo. Attenti, che sta perdendo vita, che soddisfazione. Altra cura. Ho finito i proiettili, ho bisogno. Ragazzi, non lì. Porco due. Vabbè. Sono caduto. È andato giù il boss. L'ha il colpo. Il cattivo boss. Cattivo. Che imbarazzo. Porca puttana. Dio porco. Eeeh! Dammi via da questa situazione indegna. Ce la fai. No, si è curato lui. Che cazzo ne so. Ma culo. Due tasti sulla cura. Cretino. È... finito. Ma tanto sei morto fatto... perché sei un cretino. Che è successo la camera di gioco? Non dobbiamo morire. Non dobbiamo morire mai. Puttana troia. Perché non ce la facciamo a tirarci su. Sì. Specialmente quando ne rimane uno solo. Aspetta che ho fatto un punto abilità. Ma non ha bestemmiato Samur? E poi è una promessa che ho fatto io e non gli altri. Quindi cioè Ria comunque... ha tutta benedizione mia per fare, per dire le bestemmie. Sì. Io l'ho promesso per me stesso. Gli altri fanno un po' quello che vogliono. Bastardo. Ok, con la calma. Allora boss, facciamo con così. Con la calma, con la cattiveria, con la furia, con la violenza. La cupola ora la pianto io. Vai. Vai. Non lo fare tu. Ditemi quando. Ora. Perfetto. Senti. Ah, protegge anche quella. Sì. Ottimo. Eccolo. E fate le però cose. Dietro. Di là. Dai. Posto. Perfetto. E questa l'abbiamo sfangata. Cura. Attento Edo, c'hai le zanzare di struttura. Che troia. Proiettili. Dai, carica. Tu ci metti. Avete la barriera? Vai boss, sì, ce vai. Grande. Forse... adesso questo inizia a fare questo attacco qua. Quello lancia di sotto, amici. Ve lo dico, sì, per dobbiamo... doppia esperienza. Niente, ma preso. Cazzo. Qui via. Ho messo la merda. Di nuovo? Ah, ok. Ci ha preso due volte Edo. Hai visto? Sì. Ha contato come se ci avesse preso due volte. Quindi ci ha fatto il doppio del danno e ci ha one shotato. Merda. Porco. Sì, ma uno per tutti, no. Lì, se vuole lanciare sì, la sacco sì, santa muori. Bestemmia. Porca. Ok, ce l'abbiamo fatta, fra. Sì, perché uno dei due è morto. Sì, perché uno dei due è morto. Ok, tiro su io il boss, vai. Porca di quella troia. Tanto non lo tira su nessuno il boss. Sì, mi sa anche a me. Niente. No. Peccato. Ma quando ne rimane uno solo diventa praticamente impossibile, perché fa tutto insieme. Sì. Ormai ho comprato tutte quelle fiaschette. Bisogna concentrare gli attacchi potenti quando sappiamo che lo possiamo colpire. Già, io posso anche attivare il teschietto volante non identificato. Può servire? Tu attiva tutto l'attivabile. Okay. Tu posso attivare tutto l'attivabile. Ancora fuori. Dio! Ma sono dentro. Siete con io la cupola? Metto io la cupola. Ditemi quando. Vai, attiva. No, è arrivato il guano. Ho visto. È arrivato il guano di fagiano. Ho visto dopo la cura. Fate le cose. Fate dietro, le cose. Dietro. Capo, all'uvo. Ma io non riesco a superare.
come scappa il figlio di Caritana. E la cupola ce l'avete pronta? Vai, no. Sì. Ah! Vai, attiva. Attiva. Attivata, attivata. Io mi concentro anche su quell'altro, così. Sì, 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 sì. Un po' meno vita quando... Ah! Bevi, puttana. Oddio, fa quel colpo. Che ansia. Io. Che palle che mi mette le zanzare. Io! Odio. Di nuovo... Niente. Oh, Edo, guarda anche quella dietro, no, che c'hai. No, proprio io sono rincoglionito, ah, no. Io. E vabbè, vabbè, vabbè. Comunque per me è più difficile Call of Duty durante. Infinity Warfare con difficoltà esperto. Lo dico per esperienza. Ma non è no, che... Non ma penso che... sia un diverso livello di difficoltà, esatto. Jack. È proprio un diverso concetto di difficoltà. Tento fra... No, solo non si può. Però sono vivo. Sei vivo però. Ma ha ucciso me però. Ma proprio shottato inesorabilmente. Il boss no, ma a me sì. Caduto. Ma ora il boss è appena finito di sotto. Ma... Tutto duro. L'unico modo... Veramente, l'unico modo di curarsi lì è con la cura tua, perché... Sì. Noi... Jack l'altra volta su quel boss, quel cazzo di Ant, ci siamo stati... Boh, abbiamo provato 40 volte almeno. Sì, infatti. Siamo stati tutta la sera, abbiamo fatto solo quello. Sì. Sì. E qui siamo a difficoltà normale. Sì. Ma giocarlo a difficoltà superiore della normale non è. E è evitato. Non è bello. Per una volta. Dimmi quando. Vai. Ok. No, non cadere. Figlio di puttana. Cura. Ha preso comunque. Pronti? Eccolo. Ok. A posto. Mamma. Ma io faccio 400 danni. Di danno quando quando sono così. Sì, certo. Oh, fa quel colpo. Questo non è la cura tua. Pronti con la barriera? Come quando? Ora vai. Attenti dietro. Ma sto animale. Io tengo d'occhio dietro. Ho sbagliato tipo... tasto. Attenti, schivate. Cosa? Ah, non arriva. Non mi avrai. Schivate. Ah. Tutti a terra siete? No. Ok. Io sì. Se riesco. Sì, vabbè. Poi boss, ho bisogno di te. Se arrivo. No, non ci. Spara, no, spara. Non ce la facciamo. Morto. No, cioè, tu sì, io no. Finito i colpi. Beh, dovevo premere la E. Ma il boss non è morto. Lo so. Ma è tanto come se fosse morto. Ma sono ancora tutti e due? Sì, sono ancora tutti e due perché forse ho capito una cosa. Barriera. Non me l'attiva! Non ce l'ho ancora attiva! Non ce l'ha nessuno dei due. Ci mette veramente un botto a ricaricarsi quello lì. E vabbè. Ma che cazzo le eviti quelle? Gli devi sparare e basta. Sì, gli devi sparare. Quando non possiamo attivare la barriera dobbiamo sparargli. Madonna. Quindi la prima volta, quando è da solo, non sprechiamo la barriera, spariamogli piuttosto. Sì, hai ragione. Tanto quando lui è da solo non è così pericoloso. Sì, hai ragione. Però sono difficoltà diverse. Sì, sì, giochi con tipologie di difficoltà completamente diverse. Cioè, questo non è neanche tutto così. È così no. Soltanto a volte. Cioè, l'avete visto il boss di prima? Penso. First try, sono morto solo io, non ho capito come. Quello fra è una normalità. Ok, spariamogli allora, eh. Sono anche dietro però. È arrivato. Aia. Aspetta. Siete pronti, eh? Ok. Sì, già? Sì. Ce la fate voi due, okay. Con quell'altro? Sì. Questo è andato. Anche quell'altro.
Ma l'altro va subito. La mia sensazione si fa più danno al figlio che alla madre. È quello che dicevo prima. La teoria all'inizio. Non t'ho proprio sentito. Però non ci ho mai creduto. Vai boss, cupola, quando te lo dici. Cupola. Eccola. Ah, ma è laggiù. Vai. Vabbè, è uguale, non importa. Sì, 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 vai. Sta tornando lo stronzo. Sento. Il culo che anima c'ho. Il Cristo di Dio, cioè. Curati. Ok. Ok. Sì. Munizioni. Curati ancora, sbrigati. Aia! Cosa mi ha preso? L'ho spostato ma l'ha preso in pieno. E attenti, attenti. Ah, la corrosione. Sparate, 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 sparate. Ok. L'altro. Cazzo! Ma... Resisti, resisti. Ma questo... Siamo vivi, siamo vivi, siamo vivi. Okay. Ma quando lo fa uno solo non è così tragica la faccenda. Cristo di Dio! Scusate, ragazzi. Viene a tirarle qua, Cristo santo. La sfera di potere, la scudo, lo scudo di pazzia. E non posso! Ce l'ho io! Porca troia, curati! Okay. Quando muore uno, finito. Sì. Perdiamo il ritmo. No! Io questi ragazzi, io i salti, io siamo proprio due mondi opposti. Però forse a sto punto è veramente più facile tenerli in vita tutte e due fino alla fine. Sì. Uccidiamo quell'altro prima del primo. Perché tanto il primo quando arriva quell'altro gli abbiamo già fatto abbastanza danno. Sì. Ogni tanto lo prendiamo così però. Che poi non è il figlio, il successore. Vabbè, ma è per comodità. Sai come funzionano le dinastie reali, no? Niente mi ha pigliato. Giusto. Fa vedere quando muore il secondo ne appare un terzo. No, è già successo. Non vedo perché. Ma quando muore il secondo. Il secondo non l'abbiamo mai ucciso. No, non tirarmi su, Rio, non tirarmi su. Adesso fanno l'attacco, non tirarmi su. Boss, paragli. Merda, ok, fai veramente dei danni di merda comunque. Resisti, ok. No, non siete morti, incredibile. Cioè, fai veramente dei danni penosi, non so perché, ma... C'è anche l'arma più 12. Vai, ora il figlio, andiamo al figlio. Niente, ho schivato verso i bugs. No, bugs life! Qua io gli faccio tra i 55 e i 127. Voi quanto gli fate a colpo? Ah, io ho tolto i danni perché dà fastidio. Io gli faccio 168 a colpo, ma tra i 260 e i 500 quando lo prendo in testa. Sì, vedi, c'è la barriera da me. Ma porca troia. No! We did it cosa? Che cazzo non stai dicendo? Fa le finte, rifà le finte. Colpo! Cazzate, dice. Colpo! Ok. Ok. Oh. Uff. Ah! Una vita, ma quando uno è scemo. Scusa, te fra quanto gli fai a danno? 300. Allora, 168 quando lo prendo. E attenti alla barriera, se ce l'avete è il buon momento per metterla. Io no. 3, 2. Ok, ho fregato niente. Bello. Sto sparando al figlio come un dannato. Vai che gli manca poco al figlio. Sì, morto, figlio è morto. Morto. C'è sto stronzo. Non mi avrai. L'ho sanguinato. L'ho sanguinato. Madonna. Dai che va giù, dai che va giù. Devi andare giù, devi andare giù. Esperienza 1000. Poi è stato molto meno frustrante di quell'altro. Sì, infatti. Sì. Ma quindi fatti... Ah, era questa la bestia famosa. Eh beh, spero. Se ce ne fosse una ancora più forte saremmo nei guai. Quindi sono io con un'arma di merda.
La mia arma attualmente fa 121 di danno, c'è scritto. Ah, no, fucile da caccia. È che la sua ha molti più colpi ed è molto più veloce della nostra, comunque, anche come fucile. Quindi non è lui che fa pochi colpi. Il suo è comunque una carabina bolt action, sì, ma... Sì, infatti. A 15, più 15, mi pare. No, Quindi? Il nostro è... E dobbiamo trovare lì. Quindi torniamo alla... Sì, no, tutta la strada al contrario, no. No, vabbè, andiamo avanti. È corta. Si va avanti. È finita qua? Eh sì, è chiusa. Ma che palle. Oh, quando odio queste cose. Tipo Danito. Grazie, Jack. Oddio. Cosa? Che rumore. Però mi piace un botto quest'arma, devo dire. Cosa? Forse bisogna scendere qua? No, no, boss, lì c'erano due bowling. Il fucile a particelle. Fucile a particelle, l'acceleratore, sì. Sì, l'acceleratore. Molto, molto adeguato per me. Ciao, Dani. Ma Danilo... Sì, è lui. Danilo Lessi? Danilo Lessi, filo... Cioè, filo farai. Fascista? Cosa? Scherzando. Si può neanche dire. Andate, manca Fra. Ah, pensavo di esserci già. Seconda volta premi la EMA. Beh, io faccio viaggio, per andare dove? Non c'è viaggio nel campo base. Andiamo al campo base e poi torniamo dalla regina degli insetti. Giusto. No, alla chi regina? È? No, chi è che vuole? No, prima, da un'altra parte ancora. C'è scritto sulla mappa. C'è scritto sulla mappa. Quante cose sento nelle mie orecchie? Sì, fa un po' di casino con le storie. Oh! Ti spacco il cellulare. Sono le 11:12. Ah, domenica. È l'ora? Ah, ok, ragazzi, io devo andare. Ok. Ah, proprio scusatemi, ma. No, ma fai come vuoi. No, Ho la nottata. Lo so, ma non voglio che tu faccia la nottata. Va bene. Vai. Si può continuare. Allora salutiamo. Se volete, si può continuare domani. Così ci finiamo la settimana con questo. Sì. Se non si bugga di nuovo. Ho preso live cannon. Fresco. Aspetta, cos'è? Spero che non sia un lanciagranate di merda. È live cannon. Ah no, sta come pistola. Ah minchia, subito. Sì. Che figo. Adesso posso potenziarmi l'arma. Ah, spara al delle Oh mio Dio, è fighissimo. Potenzia un po'. Allora, Ok, vai boss, se devi andare. Sì, io voglio un attimo potenziarmi le armi e vado. Mari, cosa spara come colpo normale? Non ci credo. Indovina che cazzo serve per potenziarla. Il ferro temperato. Il ferro che ho venduto tutto. No, il ferro che ho venduto prima. Ah. Il ferro che ho ricomprato e poi l'ho venduto. Ah, ma non è lui che pote... Ah, sì. No, armi... Non posso... Allora, potenziamo l'armatura. Ok. Fai attenzione. Va bene. Via. Yeah. Scusatemi per la brevità, domani si recupera con un'ora in più. Esce dall'applicazione... Aspetta, però dovete finire le vostre cose, perché se io esco mi sa che vi butta fuori. Io ho finito. Vai, tranquillo. Ok, beh, ragazzi, è stato veramente un big piacere riscoprire. Oh, ci mancano all'incirca 6-7 ore alla fine. Cosa ne sai tu? Il gioco già ha scritto una ventina di ore di campagna. Ne abbiamo fatte 13. Siamo stati 3 ore su un boss. Ma magari senza perdere 6 ore sugli stessi due boss. Ah, oh, probabilmente hai ragione anche te. Saremo, guarda, però io ho un pronostico. Saremo a metà campagna. Dici? Sì, credo che sia adesso come portare il ricettacolo dei cuori. Sì, infatti, stiamo per portare i cuori a qualcosa che si chiama il re immortale, quindi... Che abbiamo già incontrato. Sì, abbiamo già incontrato, stiamo per portare il cuore della bestia. Ma era quello simile alieno, com'era? Sì, era sì, lui? Sì, quello lì. Ok. Sì. Quello senza faccia. Sì. Vabbè, ragazzi, noi ci ribecchiamo domani, vi prometto un'ora in più di live e sabato tante ore su Cyberpunk, quindi... Grazie a tutti per essere stati con noi. Buonanotte a tutti e a domani, ciao ragazzi.
Buonanotte.